Arena per tutti nel centesimo anniversario della fondazione. Dottoressa Cecilia Gasdia, quanto è importante questo progetto? È un progetto che seguiamo da anni, ma è meraviglioso che proprio siamo riusciti a cominciare a realizzarlo proprio nella centesima stagione dell'Arena di Verona. Oltre 1000 posti in più per disabili motori, ma soprattutto diamo inizio quest'anno a 10 serate per 1000 persone, quindi 100 persone a serata, su alcuni titoli e alcune date, per coloro che hanno disabilità sensoriali e cognitive, quindi chi non vede potrà vedere in altro modo e chi non sente uguale, ci saranno dei percorsi proprio con i telefonini eccetera, insomma un bellissimo progetto, porteremo anche le persone dietro le quinte, quindi potranno anche toccare con mano, quindi molto ben studiato. Devo dire che è un progetto che aveva già avuto un inizio al Sferisterio di Macerata molti anni fa, ma arrivare certamente all'Arena di Verona, che più grande teatro d'opera all'aperto, ha dei numeri ovviamente importanti, quindi una riorganizzazione fantastica, grazie ovviamente anche al supporto di Müller, che è lo sponsor di questo meraviglioso progetto. Tanti posti disponibili con disabili che arriveranno anche dall'estero. Abbiamo già avuto un tantissimo successo sulle prenotazioni, per questi 1000 posti particolari, e assolutamente internazionale, perché poi tutto il percorso, diciamo, per questi disabili sensoriali e cognitivi è anche in inglese, quindi si potrà, e speriamo nel futuro di farlo anche in moltissime altre lingue. Quindi quest'anno siamo felici di vedere che sta andando bene e cercheremo sicuramente di implementarlo al più possibile. Il progetto Arena per Tutti vuole aprire le porte dell'Arena di Verona a persone con disabilità, cosa che accadeva anche in passato, ma quest'anno avviene ancora di più attraverso serate dedicate e una serie di servizi proprio impostati per rendere l'Arena e il Festival dell'Opera il più inclusivo possibile. Abbiamo poi dei percorsi che precedono le recite, sono percorsi multisensoriali alla scoperta dei diversi allestimenti del festival e alla scoperta un po' dei segreti del backstage, quindi il montaggio, la sartoria, l'attrezzeria, tutto ciò che è di fatto di interesse per tutti, con un'attenzione a chi ha una disabilità e quindi per esempio all'esigenza di toccare. È un messaggio importante? Sì, è un messaggio importante, è un primo passo, un passo molto grande, perché è il più grande progetto d'Europa che si apre a disabili sensoriali in un teatro dell'opera, e è un primo passo che vuole poi andare a crescere negli anni a seguire. Altre associazioni verranno qui per valutare questo tipo di progetto che lanciate voi? Allora, c'è già una grande attenzione, devo dire, è una serie di segnali di grande interesse, per cui sicuramente sta già facendo molto parlare il progetto Arena per Tutti. Speriamo che verrà sempre di più anche attraverso i materiali che andremo a diffondere attraverso i canali social sia dell'Arena che delle associazioni coinvolte. Paola Scandola, in cosa consiste questo accordo con Arena di Verona? Per noi di Müller è fondamentale scendere in campo, fare vedere che qualsiasi parte della società può essere parte attiva nella sostenibilità sociale. Da parte nostra collaboriamo con Fondazione, di cui abbiamo accolto questo progetto con grande gioia, a sostegno, sponsorizzando il progetto di per sé e comunicandolo attraverso i nostri canali di comunicazione, quindi creando tutta una serie di materiali a sostegno e divulgazione. Abbiamo coinvolto una coppia di giovani influencer disabili uditive a raccontare e a divulgare l'opera, la sua bellezza, la possibilità di accedere a un teatro meraviglioso come quello di Arena e godere qui di spettacoli unici al mondo.